TV speciale setup Art Fair 2015. Siamo con Gaia Pasi e Maurizio Vicere. Allora, io devo spendere una parola per Gaia, anzi la devo ringraziare perché ha contribuito alla nostra presenza qua a setup Art Fair 2015. Non ci diamo, dobbiamo uscire, capito? Dobbiamo uscire, siamo belle. E dobbiamo uscire un po' e vedere un po' fuori perché fuori è interessante. Sì, comunque. Esatto. E poi comunque possiamo riportare anche qualche novità da dove veniamo. Certo. Comunque io direi in questo momento di concentrarci su quello che invece Gaia hai portato qua in mostra a Bologna, al Setup Art Fair, in particolare all'opera di Maurizio Vicere, detto Vice. Sì. Ciao Maurizio. Potrebbe anche volere il contrario, Vice detto Maurizio Vicere, alla fine Vice poi detto sono cose che si perdono per strada. Allora, l'opera di Maurizio, Preghiera, è, poi parleremo un po' di cosa è Preghiera, ce lo spiegherete, è l'opera candidata al premio Setup Art Fair 2015. Quindi ecco, iniziamo un po' a parlare di Maurizio e dell'opera. Non so se magari chi vuole iniziare Gaia. Ma io guarda, di Maurizio dico che è stato un po', quando si dice, un amore a prima vista, perché ho conosciuto Maurizio attraverso delle opere che lui mi ha mandato, poi subito dopo poco abbiamo visto le opere dal vivo, cioè dal vero, come le opere di fatto vanno viste, perché sai, ora c'è tutta questa ricerca PDF, invia mail, manda mail, scoprimi, e invece no, le cose vanno viste. E vedendole poi dal vivo, diciamo, la sorpresa è stata ancora più piacevole, perché non ha assolutamente disatteso e anzi mi ha fatto innamorare sempre di più, tanto che quando abbiamo pensato quest'anno di partecipare alla giovane fiera bolognese Setup che tu hai introdotto, io ho pensato proprio a Maurizio per il premio della fiera, che la fiera riconosce un artista giovane under 35, e ho candidato questo lavoro, Preghiera, come appunto hai ricordato il titolo dell'opera, che ho trovato essere, oltre che un lavoro intelligente, anche un lavoro di start-up, proprio giusto per presentare un po' tutta la poetica di Maurizio. Perché Maurizio sicuramente, Vice, è un giovane artista, è curioso, ha i suoi amori, le sue passioni, sicuramente è rimasto imprintato da determinati artisti, ma questo lavoro per tutti, che si compone appunto delle fedi frantumate, polverizzate dei cari estinti della sua famiglia, che potrebbe sembrare da un certo punto di vista un lavoro macabro, un lavoro anche inaccettabile, no? Diciamo, tu ti stai separando dalle fedi dei tuoi cari estinti. Dissacrante appunto, ma in realtà no, non lo è, tutt'altro, perché lui in questa operazione d'arte, in questo lavoro d'arte, lui consegna di fatto all'eternità queste persone, che sicuramente avrebbero meno chance dentro un cassetto se non... E quindi io credo che questa operazione sia molto interessante.
E sicuramente non è facile, sicuramente bisogna entrare nel mood del lavoro, cioè fermarsi un attimo a vederlo, no? Perché questa frantumazione, questa polverizzazione dell'oro, di fatto soffiato su quattro lastre di vetro trasparente che si vanno a perdere nel lavoro, segnano una sorta di costellazione galleggiante, dove un cielo, di fatto, una preghiera, no? La dimensione proprio della preghiera. E quindi è una preghiera to cool. È un senso aperto della preghiera, no? Una preghiera che è in cielo, una preghiera di volontà di rendere ancora presenti, no? È una preghiera che affidando all'arte questo ricordo, questa materia di fatto, la rende di fatto immortale contro la caudicità del tempo. Ma senti Maurizio, tu sei di Pescara, sì. Tra l'altro parlavamo un po' dietro le quinte, mi spiegavi che comunque hai un rapporto anche con altri artisti, però ti vorrei chiedere prima appunto di parlare un po' delle tue origini, anche di quello che fate poi a Pescara, potrebbe essere anche interessante venirvi a trovare. Poi. Sì, lo studio, Ultrastudio, sono con altri ragazzi, attualmente siamo rimasti in cinque perché poi è un po', fa anche un po' da passaggio, perché uno spazio in cui continuamente vengono artisti, si soffermano, stanno un po', ed è uno spazio molto interessante. Vabbè, quello poi magari ne possiamo parlare. Chiedere qual è il rapporto con Gaia Pasi e con Zac, perché so che non è la prima volta che collaborate. Sì, più che altro l'aspetto interessante, quello che soprattutto mi ha colpito di Gaia, è che rispetto a tanti curatori, tanti galleristi, a tutti questi personaggi dai quali in qualche modo dipendiamo, lo accetti o non lo accetti, ma in qualche modo più o meno è così, lei è sana rispetto a tanti altri, è sana nel parlarci, è sana nel momento in cui l'ascolti. Mi ha trattato troppo bene, cioè, spesso mi sono sentito anche un po' in imbarazzo perché comunque invitati a casa, me e la mia ragazza siamo stati e abbiamo soprattutto avuto la possibilità di parlare, perché poi vedi, io ho la difficoltà, penso che sia attualmente sia un po' un handicap nei miei lavori, che sono dei lavori molto difficili da far vedere attraverso una mail o attraverso un PDF, come si diceva prima, e questo non è magari tanto un punto a favore, perché oggi il mondo più o meno funziona così. Sono lavori dove ci vuole per forza un tipo di rapporto e di contatto. Il lavoro preghiera infatti non è grande, magari avrei potuto realizzarlo molto molto grande, però il peso di quella fede nuziale era di 2 grammi e qualcosa, e si poteva realizzare solo un quadro che era 35x35, quindi l'universo in quel caso doveva essere piccolo. E soprattutto con Gaia ho avuto la possibilità di parlare di questo, così come di parlare di questo lavoro che unisce un po' le sfere del privato e del pubblico, perché la fede è qualcosa di incredibilmente privato. Trasformarla in un'opera d'arte significa in qualche modo renderla immortale, come diceva Gaia, ma in qualche modo esporla anche agli altri. E poi la fede nuziale è una visione arcaica di quello che oggi chiamiamo il link, perché innanzitutto la fede non è mai personale, perché tu prometti un amore a qualcun altro, quindi di rimando c'è già un'altra persona. E poi nel momento in cui io l'ho soffiata su queste lastre di vetro per creare un piccolo universo, ho voluto un po' ridonarla all'universo e quindi si è un po', tra virgolette, chiuso tutto. E di questo abbiamo parlato, ma abbiamo parlato anche di altri lavori. E c'è questa possibilità. Io credo che stiamo correndo un po' troppo con questo sistema dell'arte e non credo che vada troppo bene, nel senso c'è anche bisogno di soffermarsi a parlare di alcuni lavori, che ci sia la voglia di ascoltarli, e forse probabilmente si riuscirebbe anche in qualche modo a rendere tutto molto più interessante, a ridare valore all'arte, non si può se non attraverso il dialogo e l'ascolto. Qui a Setup a Ferra hai trovato questo tipo di ambiente di cui parli? Un ambiente dove si può parlare appunto di arte? Questa situazione è notevole, chiaramente siamo sempre magari di fronte a una telecamera, quindi è diverso come parlare magari a telecamera spenta, però già comunque che c'è la possibilità di condividere questi momenti è utile in tanti sensi, è utile da un punto di vista pratico, perché in qualche modo comunichi la tua esistenza, il tuo lavoro e quello che c'è, ma c'è anche proprio la possibilità semplice di far scattare un messaggio, qualcosa, e la possibilità di magari osservare quel lavoro non
per qualsiasi cosa, che non sia altro che farci dei ragionamenti, delle relazioni. Boetti diceva sempre nei suoi lavori che nei suoi lavori la cosa più importante sono le relazioni che scaturiscono, no? E rimaneva affascinato proprio dal fatto che le persone non fossero più capaci di fare queste relazioni. Noi invece, secondo me, dovremmo un po' riabituare la testa a fare dei collegamenti, dei passaggi mentali, ma anche solo per il gusto per il piacere di parlarne, di nutrire l'anima. E giù a Pescara invece, ecco, qual è il lavoro che fate con gli altri del tuo studio? Insomma? Lì funziona una doppia visione, nel senso una doppia struttura. C'è una parte che chiaramente è legata allo studio di ognuno, quindi ognuno di noi ha la possibilità di essere lì, ha uno spazio. Studio ha un nome? Si chiama Ultra Studio. Ultra Studio, sì. Ok. E ognuno di noi quindi ha la possibilità di poter lavorare da solo e quindi far crescere quella che è la sua strada, ma insieme prendiamo anche dei lavori su commissione o su progetto. Ultimamente abbiamo lavorato con un'azienda di abbigliamento per il PT a Firenze, quindi in qualche modo si cerca anche di creare anche di quel lavoro un pochino più, come ti devo dire, più lavoro che sostengono ovviamente i progetti, che serve poi, certo. Viene tutto investito, certo, nella ricerca. È tutto un discorso di questo, certo, tipo, certo. Bene, allora noi ringraziamo Vice, ringraziamo Gaia Fasi, la Galleria Zac, grazie a voi per essere stati con noi, grazie, ciao.